Ciao amici, bentornati in un nuovo video. Io sono sempre Umberto e oggi andremo a vedere Google Earth Pro. Nei precedenti video abbiamo visto come utilizzare Basecamp, un software davvero molto utile che vi consiglio di imparare per organizzare le vostre escursioni, però Basecamp non ci fornisce una visuale satellitare, diciamo, delle zone che vogliamo esplorare. Quindi è molto utile utilizzare insieme a Basecamp anche Google Earth Pro, uno strumento che è disponibile sicuramente online sotto forma di sito web, però magari pochi lo sanno, è possibile anche scaricare l'applicazione da poter installare su Windows o su Mac di Google Earth Pro. Cosa faremo con Google Earth Pro? In effetti la prima parte, cioè tutta l'organizzazione dell'escursione, la creazione della traccia GPX da dover seguire, la faremo con Basecamp. In realtà questo, diciamo, è una tipologia di video, un tutorial che già ho fatto, quindi vi invito a vedere nel mio canale tutorial su Basecamp, vi lascio anche il link in descrizione, quindi la parte di Basecamp in questo video sarà molto breve. Comunque, una volta che abbiamo organizzato, diciamo, l'escursione e creato la traccia, cosa andremo a fare? Andremo ad esportare la traccia sotto forma di file GPX per poterla poi importare all'interno di Google Earth Pro e poter vedere la traccia, quindi il percorso che dobbiamo affrontare attraverso le immagini satellitari. Quindi detto questo, mettiamoci al PC e vediamo come far funzionare il tutto. La prima cosa da fare è scaricare Google Earth Pro. Vi lascio il link in descrizione e il link di questa pagina che state vedendo in questo momento. Scaricare Google Earth e installarlo è molto semplice e banale, quindi basta cliccare sul pulsante accetta e scarica che vediamo qui in basso. Una volta cliccato sul pulsante, semplicemente il browser ci farà scaricare il file di installazione, ci clicchiamo su e procediamo all'installazione come un qualsiasi programma. Quindi una volta fatto questo, invece, apriamo Basecamp e ci spostiamo lì per vedere come, diciamo, scaricare e esportare la traccia GPX che ci servirà poi per Google Earth. Una volta aperto Garmin Basecamp, dobbiamo quindi a questo punto andare ad individuare la traccia che ci interessa e che vogliamo appunto vedere su Google Earth. Prima di fare questa cosa, comunque vi invito a vedere i miei video su mini corso che ho fatto in effetti su Garmin Basecamp, se ve li siete persi, perché in questo modo riuscirete a padroneggiare questo utilissimo programma e quindi a fare tutte le cose che vi faccio vedere anche in questo video. Comunque la cosa è molto semplice, una volta che abbiamo individuato la traccia o comunque il percorso che poi trasformiamo in traccia che vogliamo vedere su Google Earth, dobbiamo semplicemente esportarlo. In questo caso vi faccio vedere questa traccia che mi sembra abbiamo visto anche in altri video precedenti, sicuramente l'abbiamo vista. È una traccia, qui ci troviamo nel parco del Taburno Camposauro, una traccia che appunto dal centro del parco, quindi diciamo nella zona Camposauro, permette poi di raggiungere l'Eremo di San Michele in Camposcuro, che è una zona molto bella. Comunque è una traccia, questa qui, quella che vedete, una traccia di diciamo circa 5 km solo andata, molto semplice da fare. Comunque, cosa succede? Noi questa traccia la vediamo qui sulla mappa in 2 dimensioni. Come sapete, possiamo anche mettere la mappa in 3 dimensioni di appunto Garmin Basecamp. Questa è la mappa OpenMTB e praticamente, come potete vedere, abbiamo un po' un'idea, no, dell'orografia del territorio, abbiamo un po' un'idea di quello che è il percorso che dovremo affrontare. Ora, però, qual è il problema? Che questa è una mappa grafica, illustrata, insomma, comunque disegnata, non è un'immagine satellitare. Come ben sappiamo, la natura cambia e quindi di conseguenza sarebbe interessante anche poter vedere questa traccia che noi vogliamo affrontare con le immagini satellitari. Quindi, cosa facciamo per poter vedere questa traccia su Google Maps, su Google Earth, scusate. Semplicemente dobbiamo esportarla. Quindi, una volta che abbiamo individuato la traccia, la selezioniamo e poi in alto nel menu File abbiamo la voce Esporta e poi clicchiamo su Esporta Selezione. Una volta cliccato su Esporta Selezione, Basecamp ci farà salvare la traccia in formato GPX, la salviamo momentaneamente sul desktop per comodità e poi vediamo cosa fare con questa traccia. Ora bisogna specificare una cosa: il file GPX che abbiamo esportato da Garmin Basecamp non è possibile importarlo direttamente all'interno di Google Earth, perché Google Earth non lavora con questa tipologia di file, ma lavora con un'altra tipologia di file che è il formato KML. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo in effetti andare a convertire la traccia GPX, il file GPX, in questo file KML per poterlo vedere in Google Earth. Quindi,
Sfruttiamo questo sito, ci sono tanti strumenti, tanti siti che ti permettono di poter fare questa conversione. Questo che vi sto mostrando si chiama gpsvisualizer.com, vi lascio sempre il link in descrizione ed è molto semplice da usare. Molto banalmente, qui abbiamo questa piccola finestra, dobbiamo selezionare il nostro file GPX. Una volta selezionato il file, ci basterà semplicemente andare a scegliere all'interno di questa finestra il formato valido per Google Earth e quindi cliccare sul pulsante Map It. Una volta effettuata la conversione otterremo in questo caso un file con estensione KMZ. Come potete vedere, i file compatibili con Google Earth sono di formato KML oppure di formato KMZ. Quindi una volta effettuata la conversione ci basterà cliccare appunto sul file risultante e andarlo quindi a scaricare sul nostro computer. A questo punto abbiamo tutto ciò che ci serve per poter aprire la nostra traccia all'interno di Google Earth Pro. Quindi, appunto, una volta installato, adesso apriamo Google Earth Pro e vediamo come si presenta la schermata. Questa è la schermata iniziale di Google Earth Pro una volta aperto. In effetti, già da come possiamo vedere, l'interfaccia e quindi la mappa che ci viene proposta è tutta in tre dimensioni. Infatti, qui vediamo proprio il globo terrestre e possiamo appunto navigare e possiamo vederlo totalmente. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andiamo a cliccare due volte sul file.kmz che abbiamo appunto convertito nella fase precedente e quindi questo file automaticamente verrà caricato all'interno di Google Earth. Una volta cliccato appunto il file, come potete vedere, Google Earth fa questa animazione molto carina e ci fa vedere in effetti, eccola qui, la traccia che abbiamo creato con Basecamp. Come potete vedere, ci troviamo di fronte a immagini satellitari in tre dimensioni, quindi è un software sicuramente molto utile. Infatti adesso vi faccio vedere un po' spostandoci, in questo momento mi sto muovendo con il mouse, però possiamo anche premere la combinazione di tasti Shift sulla tastiera e il pulsante sinistro del mouse per poterci spostare anche su un altro asse e quindi in questo modo andare a vedere meglio la nostra traccia. Con la rotellina del mouse facciamo lo zoom. E quindi già, per esempio, cosa possiamo notare andando a vedere questa traccia con le immagini satellitari? Un qualcosa che sicuramente riusciamo magari meno a notare con Basecamp. Quindi vediamo un po' le caratteristiche. Partiamo dall'inizio di questa traccia. Ecco qui, come possiamo vedere, si parte da una piccola valle all'interno del parco Taburno Camposauro, in particolare qui siamo proprio nella zona di Camposauro, e poi tutta la traccia si dirama all'interno di una zona boschiva. Quindi queste sono informazioni molto interessanti che possiamo soltanto vedere con le immagini satellitari. E andando poi continuando possiamo vedere che per esempio qui abbiamo una radura. Abbiamo una radura, tra l'altro qui ci sono stato, una zona molto bella, ho fatto anche dei video che trovate sul canale di questa escursione. E cosa possiamo vedere? Per esempio, io quando ho visitato questo luogo non mi sono reso conto, perché trovandomi in questa radura, non mi sono reso conto che ad esempio spostandosi qualche metro in questa direzione si poteva raggiungere una zona che in effetti è un punto panoramico, perché è una zona esposta. Qui abbiamo infatti una parte un po' aperta e questo, per esempio, è un ottimo punto panoramico, poco distante dalla radura e quindi dalla traccia che invece dovevo seguire. Questa informazione da Basecamp sicuramente difficilmente sarei riuscito a recuperarla, perché la mappa appunto è in formato grafico e quindi di conseguenza non mi permette di vedere un po' quella che è la conformazione del terreno con immagini satellitari. Poi continuando a seguire la traccia, in effetti qui notiamo proprio che c'è un'altra radura e poi c'è una zona scoscesa, quindi si scende un po' per arrivare poi all'eremo di San Michele in Camposcuro, che si trova esattamente qui, non si vede bene perché c'è una zona d'ombra e quindi il satellite non è riuscito perfettamente a recuperare le immagini, però qui diciamo in effetti è proprio la zona che ho visitato. Qui c'è un'altra piccola zona molto interessante esposta, un bel punto panoramico. Magari vi lascio qualche immagine giusto per farvi capire di cosa sto parlando. E quindi, come potete notare, è molto interessante poter vedere in tre dimensioni con immagini satellitari la traccia che in effetti dovremo andare a percorrere per la nostra escursione. Chiaramente questo era un video soltanto per mostrarvi come poter vedere una traccia GPX all'interno di Google Earth, però questo software ha tantissime altre funzionalità molto interessanti. Sicuramente in un prossimo video magari approfondiremo un po' di più l'utilizzo di Google Earth.
Amici, per questo video è tutto. Io vi invito come sempre a lasciare un commento in descrizione se qualcosa non è chiara. Vi invito anche ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace se gli argomenti che tratto sono di vostro interesse. E perché no, vi invito anche a seguirci sui social, sia su Facebook che su Instagram. Vi lascio i link in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!